Parte anche quest'anno l'avventura sportiva di Marelba, evento che giunge alla sua sesta edizione e che vede coinvolti i comuni dell'isola, il parco, associazioni sportive locali e nazionali e amanti delle numerose discipline sportive legate al mare e all'aria aperta. Ieri mattina nella saletta della Gran Guardia a Portoferraio la presentazione ufficiale del progetto che partirà il prossimo 16 giugno. Fra le proposte di Marelba 2012, escursioni in mare, corsi di pesca e kayak, gare di nuoto, arte e terapia, laboratori di ricerca, ma anche eventi ludici, gare di pesca e molto altro ancora. Fra le novità il potenziamento del progetto Icaro, programma di attività fisica in mare sulla spiaggia per ragazzi e giovani con disabilità psicofisica, con escursioni a piedi, in barca e una gita sull'isola di Pianosa e all'acquario dell'Elba che vedrà protagonisti i comuni di Marciana, Camponell'Elba e Portoferraio, mentre il versante orientale con Capoliveri sarà sede della ricerca partecipata del DEN Europe. Come andata? Devo dire siamo alla sesta edizione di un'iniziativa che vede insieme lo sport, la solidarietà e quest'anno anche momenti di riflessione importanti sia con atlete che di valore nazionale e internazionale, anche disabili, e sia con il coinvolgimento del CESCO che ci parlerà dell'ufficio di difesa reciproco e di come possiamo creare una rete di solidarietà per aiutare i più deboli a difendersi nella conquista e nel mantenimento del loro diritto. Ma a poco meno di 15 giorni dall'inizio della sesta edizione di Marelba, l'organizzazione pensa già al prossimo anno senza escludere persino un'edizione invernale dell'iniziativa, ma puntando anche al potenziamento della comunicazione del progetto Icaro. La settima edizione vogliamo invitare prima di tutto dei ragazzi diversamente abili anche da altre zone d'Italia, in modo particolare penso da Firenze e da Roma. L'idea mia sarebbe di creare una rete di questi ragazzi, di questi gruppi di ragazzi che possono venire, che poi possano anche scambiarsi in gemellaggi l'uno con l'altro. Importante anche la promozione. Sì, sicuramente è importante anche la promozione, dobbiamo sicuramente lavorare molto di più su questo campo. So che esistono delle agenzie specializzate anche sul discorso dell'handicap e cercherò sicuramente di mettermi in contatto anche con loro.